È la sera del concerto di Zubin Mehta all'Auditorium, non è più del centro affari? Beh, non lo è più da molto tempo, è di proprietà del Comune, il Comune l'ha dato in gestione alla Fondazione Guido d'Arezzo e stasera ci sarà l'intitolazione ufficiale a Guido d'Arezzo. Mi sembra una bellissima scelta anche perché con questo concerto Sindaco ha vinto due scommesse, riportare la musica in sicurezza alla città e anche portare un grandissimo direttore d'orchestra di quelli che non si vedono tanto spesso. Un grandissimo direttore ma anche una grandissima orchestra, un grandissimo coro e il Maggio Musicale Fiorentino che ha accettato di venire ad Arezzo e questo è veramente un risultato importante per la città, del quale ringrazio ovviamente il sovrintendente Alexander Pereira, ringrazio lo stesso Mehta che ha accettato di venire, ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che ci ha aiutato anche economicamente e questo è un evento credo che gli aretini non potranno dimenticare, che dovrebbe contribuire a quel processo che io cerco di coltivare con continuità di crescita culturale degli aretini riguardo alla musica. Questo è un concerto, un oratorio molto particolare di Haydn, scritto tra l'altro su commissione della bis bis nonna di Pereira, quindi è un momento particolare, è un'intitolazione importante quella che facciamo e credo che i cittadini che sono riusciti a essere qui si divertiranno tantissimo. In sala ci sono anche molti giovani, sì. Probabilmente sono stati anche catturati da Giovanni Zanon che lei ha scelto di legarlo ad Arezzo con la direzione artistica della parte musicale. Abbiamo scommesso su un giovane, questo sì, ma credo che si debba fare in questa maniera, nel senso che i giovani sono il nostro futuro.